Allora, Luciano Spalletti, noi andiamo subito in collegamento con Appiano Gentile e salutiamo e lo ringraziamo, come ringraziamo ovviamente il capo ufficio stampa dell'Inter, Luigi Crippa. Eccolo qua sul trono dell'Inter, Luciano Spalletti. Ciao Luciano, grazie innanzitutto di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Allora, ti piace? L'invito è partito da quella promessa fatta durante l'anno scorso. Dietro le vostre telefonate, tua e del direttore Pierpaolo Marino, che io conosco molto bene. Esatto, allora. Perché ci ho lavorato insieme e avevo promesso che se fossimo arrivati tra le prime quattro avrei partecipato, per cui... Tu sei un uomo di parola e hai mantenuto la parola, giusto? Allora, vogliamo più dire... Più o meno è così. E allora, visto che noi lo diciamo a beneficio dei nostri telespettatori, era diventato un tormentone, rompavamo le scatole tutti i venerdì sera a Luciano che, siccome è una brava persona, ci rispondeva dopo un po', ha detto ragazzi, qui non è che possiamo tutte le sere rispondere al telefono. Però, Pierpaolo, visto che, voglio dire, tu lo hai avuto a Udine, io partirei con un aneddoto, perché... Questa calvizia tua nasce da Spalletti, se non sbaglio. Eh sì, nel 2003 è stato l'autore, perché lui mi diceva sempre se ti rapi i capelli come me, ringiovanisci. Poi una volta andammo a giocare a Modena una partita importante perché lui portava l'Udinese a lottare per l'UEFA in quel periodo, poi andò in Champions. Però io quella mattina della domenica ero preoccupatissimo perché il Modena era forte. E lui mi disse, guarda che vinciamo e se vinciamo ti rasi i capelli a zero. Ecco. Vincemmo in 10 contro 11 con un gol di Pizzarro sul rigore e il martedì mi dovetti presentare come di dovere. E da allora 16 anni non ho più cambiato, aveva ragione lui. Voglio dire, c'hai sulla coscienza questo Luciano con Pierpaolo, eh? È molto che non lo vedo di persona, ma vedendolo poi dalla TV mi sembra ancora molto pimpante e ringiovanito, per cui è stato sicuramente caffè pagato. Un momento. No, io mi ricordo invece di lui, io ci ho lavorato con Pierpaolo a Udine insieme al presidente Pozzo. E devo dire che ho avuto a che fare con un direttore molto professionale, molto competente, sia di calcio che di ruolo proprio suo di direttore. Quello che mi incuriosiva era il fatto che quando veniva a Udine, perché poi andava in giro a fare le stesse operazioni di mercato, a incontrare persone per essere dentro il centro delle trattative, quando tornava e mi chiedeva come va, tutto bene, io rispondevo sì, era quasi dispiaciuto di non prendersi qualche responsabilità, di non andare poi a dove. È vero, è vero, ma con te c'era poco da prendersi responsabilità, perché tu non le scansi quelle. Il direttore viva tranquillo con te. Allora, Luciano, entrando nel merito, noi abbiamo lanciato questa domanda, e cioè, voglio dire, se al di là di quello che è la Juventus con Ronaldo, cioè, vi sentite l'Inter dopo, voglio dire, il traguardo molto importante, quindi una crescita molto importante dell'Inter che ha centrato la Champions, con gli acquisti che sono arrivati, con quello che farà ancora la società, se l'Inter si sente la vera antagonista, la vera squadra antagonista della Juventus? Ma secondo me quello che è il recente passato, lo storico, ha un valore importante. Ci sono ancora molti punti di differenza fra noi e le prime della classe. L'anno scorso ce n'erano molti di più, quest'anno li abbiamo dimezzati, e vogliamo dare seguito poi a quello che è il nostro lavoro. Se confrontiamo la passata stagione, la squadra è sicuramente più completa. Sì. Se valutiamo però in base agli impegni di quest'anno, diciamo che siamo in uno stato di avanzamento, perché l'anno scorso non eravamo completi per fare poi tre o quattro competizioni
come ci saranno quest'anno. Quest'anno siamo più completi, ma in base alle competizioni che abbiamo davanti dobbiamo ancora fare qualcosa. Senti, c'è un tuo amico a Milano che sta fremendo, che vuole farti una domanda. È un fantasista, vale a dire Evaristo Beccalossi. Vai, Evaristo. No, freme, starei delle ore a parlare con Luciano. Ciao, ciao Luciano. No, ho vissuto il percorso che ha fatto l'anno scorso, che già il girone d'andata secondo me aveva fatto un lavoro straordinario, e lui lo sa perché ci eravamo visti a Natale, e quindi secondo me l'Inter aveva fatto un percorso straordinario. Già di ritorno un periodo male, però lui ha dimostrato una grande, grande carisma, grande personalità, perché tutte le domeniche c'era da rendere conto a 60-70 mila persone. Quindi la schiettezza, la chiarezza che lui ha mostrato nei confronti della società e dei tifosi neroazzurri, in un momento difficile ha fatto sì che lui in questo momento è messo benissimo in una piazza importante. E adesso, secondo me, la squadra, lui e Ausilio, hanno lavorato bene rispetto agli ultimi anni. Probabilmente manca ancora qualcosa, però sono arrivati dei giocatori importanti. E io credo che, lasciando stare ancora la Juve, che merita rispetto, però con le altre squadre, in questo momento, personalmente, e glielo chiedo a lui, si è convinto che con Roma-Napoli l'Inter se la può giocare tranquillamente. Luciano. Allora, sì, già Evaristo. Sono stato lungo, Luciano, scusa. È chiaro che... No, no, va benissimo. Nel senso che hai fatto un'analisi corretta. L'anno scorso abbiamo passato un buon periodo all'inizio, un bruttissimo periodo nel girone di ritorno, dove è stato veramente tutto più difficile di quello che si credeva poi venirne fuori. Però poi, se si parla di Roma, Napoli e Juventus, sono più anni, è consolidato il loro modo di giocare, è forte la loro personalità, il loro spirito che mettono dentro le partite, il carattere che esibisce la squadra tutte le volte che scende in campo. Noi anche quest'anno abbiamo fatto vedere poi qualche alto e basso. Probabilmente abbiamo messo dentro degli uomini esperti, però sono le tante competizioni che fanno la differenza. La Champions, che porterà via molte energie, che diventerà poi un qualcosa che si nutre delle energie dei calciatori. Io faccio soltanto per fare un po' di chiarezza, per non fare confusione, ma tutto sommato noi abbiamo preso De Vrij, Asamoah, Politano, Nainggolan e Lautaro Martinez, però abbiamo dato via anche Cancelo, Rafinha, Eder, Santon e Lisandro. È chiaro che qualcuno l'ho fatto giocare poco, però quel tipo di stagione che dovevamo affrontare prevedeva quasi sempre una partita alla settimana, e allora giocatori come Lisandro l'ho fatti giocare poco, però poi bisogna ringraziarli, come Santon uguale, come Eder ancora di più, bisogna ringraziarli per il contributo dato poi durante sempre gli allenamenti, senza partecipare poi alla formazione che scendeva in campo, perché è lì che poi si costruisce vero il carattere della squadra, è durante la settimana. Se si riesce a far diventare gli allenamenti competitivi, poi la domenica ci troviamo più pronti. Abbiamo perso giocatori come Rafinha e come Cancelo, che sono calciatori forti, per cui quelli che abbiamo presi sono tutti mirati, la società ha fatto un buonissimo lavoro, però abbiamo anche perso qualcosa, e il confronto è un confronto di quelli duri. La Juventus l'anno scorso era la squadra da battere, quest'anno c'è Ronaldo e è la squadra da battere per tutti, per cui il tema rimane lo stesso, sono squadre forti. La Roma viene da più campionati dove fa tantissimi punti, quest'anno ha fatto un percorso, oltre ad aver fatto tantissimi punti in campionato, ha fatto un percorso in Champions quasi impossibile, per cui insomma noi sicuramente siamo ambiziosi, e la storia che all'Inter ci spinge a non aver timore
di confronto con nessun altro avversario, però la strada è dura, ecco. Luciano, prima, adesso c'è anche una domanda da parte di Bruno Giordano, proprio in questo, quello che facevi tu di riferimento, cioè cambiato il discorso dell'Inter che per fortuna comunque l'anno prossimo, quest'anno lotterà su tre fronti e quindi da questo punto di vista avete allargato e potenziato la rosa. Entrando nello specifico, si parla dell'arrivo ancora di un centrocampista, addirittura oggi dalla Germania parlano di Vidal, oppure quindi anche un giocatore di grande livello, e sulla fascia destra di Versalico. Sono due giocatori questi che potrebbero rientrare nel progetto Inter? Ma ora tu mi fai dire cose, Paolo, che riguardano poi Ausilio. Noi abbiamo un professionista di tutto riguardo a fare questo lavoro, che ha questo ruolo e l'ha detto per fare queste trattative, per cui ora lui è in Cina, sta tornando dalla Cina e non so poi quali siano le ultime notizie, anche perché durante il volo poi non ci si può sentire, sono molte ore. Sicuramente sono calciatori forti che lui avrà messo anche nel mirino per andare poi a parlare di un'eventuale trattativa, come ce ne sono altri, ma per essere più precisi, questo è un settore, un campo suo ed è giusto che ne parli lui. Bruno Giordano, per te, Luciano. Ciao Luciano, buona serata. No, prima di tutto volevo farti i complimenti per raggiungimento del quarto posto, anche se a discapito poi della mia Lazio. No, volevo farti una domanda. Dal momento che hai tre difensori centrali, uno più bravo dell'altro, la prossima stagione inizierai a giocare a 4 oppure a 3? Perché insomma lasciare fuori uno di questi tre difensori centrali non è semplice. Sì, guarda, inizialmente pensavamo che Miranda avesse poi delle mire differenti a quelle dei nostri colori. Per cui quando è capitato sul mercato De Vrij, la società è stata brava poi a mettersi al coperto andandolo poi a prendere. Una volta che lui poi ha deciso di rimanere, è chiaro che diventano diversi i calciatori, perché io ci metto qui dentro anche Ranocchia, perché Ranocchia a me mi ha fatto vedere di essere un giocatore che può essere usato quando la squadra deve vincere le partite, non quando manca un titolare o manca un suo compagno di squadra. Per cui il fatto di avere quattro difensori così, è chiaro che dobbiamo andare anche a lavorare sulla difesa a tre, perché durante la stagione passata, giocando contro le squadre che avevano il tutta fascia sulla via di mezzo, qualche volta ci siamo trovati in difficoltà anche con squadre di livello inferiore a noi, per cui mettersi a specchio ci ha dato dei benefici e quest'anno ci vogliamo lavorare fin dall'inizio. Per cui la difesa a quattro e difesa a tre, tutte e due. Grazie. Allora Luciano, intanto noi abbiamo l'hashtag Ask Spalletti, stanno arrivando tantissime domande per te, tanti apprezzamenti, ovviamente tu non è che hai tantissimo tempo, poi comunque cercheremo di condensare quelle che sono un po' le aspettative dei tifosi nerazzurri, che intanto comunque ti mandano tantissimi messaggi di incoraggiamento e di ringraziamento. Domanda di Pierpaolo Marino. Scusa mister, io non avevo dubbi che avresti alternato la difesa a 4 con quella a 3. Volevo dire, siccome l'Inter tu hai detto in premessa che sarà ancora da completare, io condivido perché la rosa non è ancora così larga da reggere tutte le competizioni. Allora io dico, sicuramente un centrocampista, un difensore esterno probabilmente, ci sarà spazio anche per un ulteriore attaccante esterno? E quello dipenderà un po' da tante cose. Noi abbiamo dei giovani interessanti in quel ruolo lì, abbiamo dei calciatori affermati tipo Candreva e tipo anche Politano, ce lo siamo andati a prendere. Abbiamo
Abbiamo preso Salcedo dal Genoa, che è un giovane interessante, anche se deve fare poi un po' di strada per potersi confrontare a questi livelli, però ha delle qualità. Abbiamo Caramo, che l'anno scorso, quando l'ho utilizzato, ha dato dei segnali importanti, ha questa vampata poi dell'uno contro uno che, senza dargli tante soluzioni, ti va a giocare di là con la linea successiva perché salta l'uomo. Per cui c'è da vedere un po' ora all'inizio la crescita di questi ragazzi e quello che sarà poi il mercato, perché questo mercato ormai è diventato sempre più difficile da affrontare, perché quando il mercato diventa più forte dei contratti, bisogna essere pronti poi a qualsiasi eventualità. Ogni giorno parte un treno e bisogna essere pronti a cambiare biglietto velocemente, perché a volte ti sembra di avere, ci sono trattative che ti strappano di mano delle certezze della squadra e mettono in confusione poi la forza della struttura della squadra, ecco, come si vede in questo momento qui. Ci sono dei passaggi di società che nessuno si aspettava e poi delle possibilità di fare dei contratti che i calciatori non possono dire di no, per cui bisogna essere pronti. Ecco, da questo punto di vista, quindi, voglio dire, quello che dici tu però è anche importante per due giocatori, credo, che sono due pilastri, uno che hai valorizzato entrambi, cioè Icardi, che mi sembra che abbia sposato al 100% il progetto Inter, nonostante le tante richieste. Oggi dalla Spagna dicono ancora che lo vuole il Real Madrid, e l'altro è Perisic, che è un giocatore che ha fatto molto bene al Mondiale, ma comunque aveva già fatto un campionato di livello importante con l'Inter. Sono due pilastri su cui ci conti molto, Luciano? Assolutamente sì, sono due professionisti eccezionali, sono due calciatori che sono punti di riferimento fermi ormai della nostra squadra, che hanno determinato nella scorsa stagione la crescita caratteriale della nostra squadra. La nostra squadra è diventata più tosta proprio grazie a dei calciatori di questo livello qui. E diciamo l'amicizia, il essere ancora in corsa per migliorare quelli che sono stati gli ultimi risultati, cioè essere entrati nella Champions, non essere in corsa perché ci siamo entrati, gli ha creato sicuramente degli stimoli nuovi. Ci sono stati momenti passati nella scorsa stagione che hanno consolidato l'amicizia fra i calciatori, e io ho a disposizione un gruppo interessante, un buon gruppo sotto l'aspetto della qualità dei calciatori, ma sotto l'aspetto dell'amicizia dei calciatori anche, e questo mi fa ben sperare, perché proprio in questi giorni ho parlato, se non sbaglio ieri, ho parlato con Perisic che ha finito i festeggiamenti nella sua nazione per quello che è stato lo straordinario risultato, e mi diceva di sentirsi stanco proprio per la lunghezza e quello che gli ha determinato a livello mentale, quello che gli ha ciucciato questa situazione di arrivare in finale proprio come energie. E c'è bisogno di farli recuperare, però non mi ha detto niente che non riguardi poi la voglia di rimanere qui a Milano con questi colori e vestire questi colori, ecco. Per cui lo stesso discorso è con Mauro, ogni volta che ci parlo lui manda segnali ben precisi. È chiaro che poi dovrà ritrattare il suo contratto, dovrà metterci anche altre qualità sopra quello che è il suo rapporto con la squadra e con i risultati della squadra.
però i segnali sono tutti molto positivi e vanno tutti in quella direzione qui, in quella direzione lì, loro debbono rimanere qui. È importante quello che stai dicendo, volevo ancora aggiungere una cosa, Pierpaolo. Senti Luciano, visto che non mi hai, che mi hai confermato col tuo silenzio un difensore esterno e un centrocampista, e invece gli sviluppi ci diranno se servirà anche un attaccante esterno, se io ti dicessi che Versalico riassume in sé, secondo me, tutte le caratteristiche dell'esterno di fascia ideale per Luciano Spalletti, capace di interpretare entrambi i moduli che ti ha tirato fuori l'amico Bruno Giordano, e se ti dicessi che Barella ha lo stesso procuratore di Nainggolan, tu che mi diresti? Che gli dici? io gli posso dare il numero di telefono di Ausilio. E se, ma è in aereo! E se ti dicessi che ci ho parlato? È in aereo! Però quelli che sono scritti sui giornali sono un po' i nomi che anche lui dice a me, ecco, che ha parlato perlomeno sì, ma so come lavori, è dentro discorsi con Zappacosta, è dentro discorsi con Darmian, è dentro discorsi con Versalico, e poi il mercato offre anche altre soluzioni. Diciamo che le indicazioni che vengono proprio dal mondo giornalistico per quanto riguarda la conoscenza di quelle che sono le nostre cose sono abbastanza corrette, ecco, vanno nella direzione giusta, però poi nello specifico ci va sempre Ausilio, che è lui e noi ci fidiamo di lui. Allora, un attimo, perché tra poco andiamo in pubblicità, poi dobbiamo salutarti, ma ci sono tantissime domande, Luciano, alcune anche particolari che vorrei poi sottoporre alla tua attenzione, però fai un attimo. Abbiamo dovuto fare un po' una scrematura. Buonasera mister, sono veramente tantissime le domande. Allora gliene giro una che è arrivata da Marco, che riprende un po' una sua vecchia citazione: nell'Inter in questo momento ci sono abbastanza uomini forti? Sì, ce ne sono molti di uomini forti, e andandosi poi a confrontare contro squadre forti è l'unica possibilità che abbiamo di portare a casa risultati, perché nel Napoli, nella Roma, nella Lazio, nella Juventus ci sono giocatori fortissimi, e bisogna avere la qualità del non dargliela mai vinta, di lottare su qualsiasi risultato, su qualsiasi pallone. Il calcio è fatto di opportunità nascoste in un pallone, e la bravura sta nel cercare di portarli o di sfruttarli tutti, ecco, senza arrendersi, perché quello che è successo a noi l'anno scorso può risuccedere. Siamo stati in bilico fino all'ultimo quarto d'ora dell'ultima partita del campionato, e forse è l'ultimo pallone poi che determina il vantaggio importante. Anche qui poi ci sta la differenza tra il calciatore e il campione. Allora Luciano, ti facciamo prendere un attimo di respiro, andiamo in pubblicità, poi abbiamo due domande particolari che vorrei che tu commentassi, e poi ci sono anche qui in studio altre domande, poi ti lasciamo ovviamente, ti ringraziamo. Un attimo la pubblicità. Eccoci qua. Nuovamente con Calcio e Mercato, andiamo subito dal nostro grande ospite, Luciano Spalletti. Luciano, c'è un tweet che è arrivato e che Giovanna vuole leggerti. È un tweet molto particolare, mister, di Marcello Di Montaione, che vuole chiederle se lei è più contento per aver agganciato la Champions oppure per la laurea dei suoi figli. Aia. Ecco qua, per Eccolo Federico qua. E Samuele. Lo conosci questo Marcello? Do un abbraccio a mio fratello, sì. Ciao Marcello. Lo salutiamo allora, anche noi, naturalmente. Salutiamo anche noi, anche la mamma salutiamo, Sono soddisfazioni importanti in due contesti diversi, una è quella nel lavoro di allenatore, una è in quella del genitore, del papà. Forse la differenza sta nella tensione
con cui sono maturati questi risultati, ecco. La Champions l'abbiamo lottata fino all'ultimo minuto contro un avversario che se la sarebbe meritata come noi, che è la Lazio, mentre quello dei miei figli di risultati è un obiettivo che non è mai stato in discussione, perché fin da subito i voti sono stati ottimi, sono stati altissimi e probabilmente risultati da Champions, da campioni, per cui mando un bacio a Federica e Samuele che hanno portato a casa un risultato importante come il mio. Allora, complimenti intanto. Adesso c'è la domanda del direttore di calciomercato.com che tu conosci, Stefano Agresti. Vai, Stefano. Buonasera, Spalletti. No, io volevo chiederle... Buonasera a lei. Volevo farle una domanda su Nainggolan, che mi sembra il giocatore che può un po' cambiare in positivo gli equilibri dell'Inter dal punto di vista tattico, anche caratteriale, oltre che tecnico. E volevo capire, perché da quello che emerge un po' da Roma è che sembra che lo abbiano quasi ceduto più per motivi extracampo che per quello che faceva in campo. Lei è riuscito a gestirlo molto bene a Roma. Volevo capire se era così, se è così difficile gestire Nainggolan al di fuori del campo. Non so se lei com'è che ci è riuscito così bene a Roma, non so se esce con lui, non lo so. È geloso, vuol venire anche lei, eh? No, se mi portate vengo. È geloso, vuol venire anche lei. Se mi portate vengo. Sì, vuole scrivere... Perché Raja ha potenzialità anche fuori dal campo, oltre che in campo, per cui me lo immagino. Può darsi che avanzi sempre qualcosa a quelli come me, sicuramente. No, siamo vecchi. Mi fa comodo saper sfruttare quelli che sono rimbalzi. Se viene anche lei, ne tocca qualcuno di meno, però. E allora, Nainggolan ha detto bene che può cambiare gli equilibri caratteriali di una squadra ed è quello che dà quelle vampate importanti alla partita. È quello che ti viene addosso con tutta la forza che non ti credi e che ti strappa poi il pallone o che riesce a dare una conclusione a un'azione che nessuno si aspetta o che ormai quasi tutti credono perduta. È quello che ha un carattere forte, è quello che ha una passionalità importantissima, per cui se lui riusciamo a farlo sentire a casa sua, sicuramente lui ci restituirà tutte quelle qualità che possiede. E nonostante quello che se ne dice, lui è una persona molto intelligente, sa benissimo da qui in avanti che le forze che ha a disposizione sono contrastanti, nel senso che l'età gli toglie qualcosa se non mette a posto qualcosa della sua vita personale. E lui mi sembra ora nelle condizioni di fare dei ragionamenti che gli permetteranno di sfruttare gli ultimi 3 o 4 o 5 anni di carriera che ha a disposizione, anche 6 o 7, in base a come poi sfrutterà questi 3 o 4, perché ha 30 anni soltanto. Può togliersi ancora molte soddisfazioni, perché a livello personale non ha vinto niente e una delle sue richieste e delle sue voglie è quella di determinare dei grandi risultati per la squadra dove gioca, e io me lo aspetto in cima alla fila tutti gli allenamenti a tirare il gruppo, perché poi quello che sarà la competizione che si riesce a tirar fuori dagli allenamenti farà la differenza anche nelle partite. E Nainggolan è uno fortissimo. Io sono contento che giochi nell'Inter e anche i tifosi dell'Inter, per cui poi il resto lo vedremo strada facendo. Luciano, c'è una domanda che arriva da un certo Fabio, che dice, vorrei, e abbiamo anche una foto,
Vorrei chiedere a Luciano, di tutte queste maglie di grandi calciatori, mi sembra di, se non so se la vedi, ma comunque è una, mi sembra che potrebbe essere familiare questo luogo, c'è una maglia in particolare a cui sei affezionato, a parte la mia, dice Fabio? No, io avevo pensato proprio a quella, perché lui per me è stato come un fratello, perché ha vissuto a casa mia all'inizio di carriera. Diciamo che Fabio Galante, che salutiamo. Infatti, quella più preziosa è proprio la sua, perché è una persona di famiglia. Quando ha iniziato a giocare a Empoli non aveva ancora la patente, viveva a casa mia e siamo stati insieme. E nonostante la giovane età faceva vedere già che avrebbe fatto una carriera importante, che è una persona molto sensibile, coerente e bella sotto l'aspetto del cuore, ecco, del sentimento, per cui lo saluto volentieri e magari sfruttiamo questo modo per mettere le maglie, perché tutti le appendono e prendono un casino di posto, invece quello lì è un modo simpatico. Ma l'hai messa te, quelle lì? Che vuol dire l'ho messa io? È casa mia. Guarda come sei preciso, oh, perfetto, guarda lì, è fantastico, come gli schemi che fai, oh. Perfetti. Oh. Senti, guarda, ti vogliamo, intanto, dimmi. No, niente. Ci sono tutte le maglie anche di Francesco lì. Ce ne sono 4-5 di Totti, ho visto, infatti. E diciamo le tengo molto, molto, molto caramente, molto strette. Può essere preso a modello come organizzazione, allora, a casa. No, ma lui è come Pierpaolo, tu lo conosci bene, cioè come mette gli schemi, guarda, perfetti proprio. Lui è preciso su tutto. Tutto se devono sapere. È un perfezionista. Allora, Luciano, ti chiedo un'ultima cosa, Luciano, scusa, una curiosità. Io ho avuto Bastoni all'Atalanta. Ma perché non ne parla nessuno come acquisto dell'Inter? Allora, in questo momento ha un problema e deve recuperare, infatti si sta allenando da solo in palestra, dalla prossima settimana comincerà a fare allenamenti doppi, ma è un giovane forte e noi ne parleremo, perché andremo ad usarlo. Bene. È un giocatore che l'anno scorso ha fatto poche presenze in una squadra fortissima dove c'erano giocatori in quel ruolo che gli hanno vietato di fare un numero di partite che lui meritava, ma che quest'anno verrà preso in considerazione perché è un calciatore forte, come diceva lei. Sono d'accordo. Allora Luciano, intanto prima di ringraziarti, sono arrivate tantissime domande, ti ripeto, considerazioni, apprezzamenti dei tifosi dell'Inter, c'è grande entusiasmo. Ti riassumo in particolare due situazioni, anzi te le faccio riassumere da Giovanna Carollo, per rispondere un po' alla marea veramente di tifosi che hanno in qualche modo chiesto un tuo parere, prego. Giovanna. Allora, intanto si chiede se c'è la possibilità per un ritorno di Rafinha e poi una considerazione su come ha visto in questo è uno dei tanti tweet che sono arrivati in proposito, e poi Viviana chiede, come altri, come giudica i primi passi di Lautaro Martinez? Allora, Rafinha la vedo difficile se i numeri che ci sono stati chiesti sono quelli relativi alle ultime chiacchierate con la sua società. E per quanto riguarda Lautaro, è un giocatore forte, un giocatore che possiede una grandissima forza fisica, ha questa qualità di fare perno sull'avversario che diventa difficile da marcarlo anche se ce lo hai davanti e pensi che sia comodo perché lo vedi e perché lo tocchi, ma ti sguscia, ti va via da tutte le parti, sa girarsi benissimo su se stesso e ha questa qualità di trovare la porta, anche di avere questo orientamento di dov'è la porta anche senza vederla. È uno che fa gol e sono molti, molto amici lui e Mauro, si sono trovati bene fin da subito, per cui anche se hanno grosso modo lo stesso ruolo, però poi attraverso l'amicizia, attraverso quella che è la disponibilità, riusciranno sicuramente a giocare insieme. Luciano, io ti ringrazio veramente tanto di aver accettato
il nostro invito, di essere stato qui con noi. Ringrazio anche Luigi Crippa, che è responsabile della comunicazione dell'Inter. Ovviamente ti disturberemo sempre al telefono, ma questo rimane tra di noi, Cioè, abbi un po' di pazienza, ma tu sei un uomo paziente e quindi sia io che Pierpaolo magari più avanti ti disturberemo. Comunque, grazie ancora, in bocca al lupo per la stagione, Luciano. Vostra missione, grazie. Ciao, grazie. Un bacio, ciao. Grazie a Luciano Spalletti di essere stato con noi.